Gentilissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, a tutti cari amici collegati via radio, via web, ben ritrovati sulle frequenze della trasmissione De Maria Non Quansatis, che è giunta la 33esima puntata e in cui oggi si inaugura un nuovo ciclo di catechesi in onore della Madonna, dedicata alle virtù anzitutto teologali di Maria Santissima, cioè la fede, la speranza e la carità della Madonna, così come lei le ha vissute nella vita terrena. Ora, è un tema importantissimo questo, perché la Madonna, a differenza di nostro Signore Gesù Cristo, questo perché ce l'abbiamo subito ben chiaro, le virtù teologali le ha vissute tutte. Sapete che è discusso, e la opinione prevalente è ovviamente negativa, che il nostro Signore Gesù Cristo, ecco, ci avesse la fede e la speranza, perché, capite, la fede, nonostante che lui fosse veramente uomo come noi e, come dice San Paolo, ha assunto il corpo del peccato, attenzione a questi termini un pochino strani, non nel senso che Gesù era peccatore, ma ha assunto una condizione umana come l'abbiamo noi dopo la colpa, quindi non è vissuto come sarebbe vissuto sulla terra Adamo senza il peccato originale, ma pur essendo innocente e senza peccato si è fatto solidale con la realtà dell'uomo decaduto, come si vede per esempio bene nell'episodio del battesimo di San Giovanni Battista a cui volle sottoporsi, no? Dove Gesù si mischia non soltanto con gli uomini ma con gli uomini peccatori, ricevendo un battesimo di cui evidentemente a titolo personale non aveva alcun bisogno, lui non c'era nessun peccato da confessare a San Giovanni Battista, lui no ma noi sì. Ecco, nonostante però questa sua piena conformazione alla nostra condizione, Gesù non poteva avere la fede, perché Gesù non è semplicemente un uomo come me e come te, ma ha due nature. È una persona, non mi ricordo se proprio su Radio Buon Consiglio abbiamo fatto queste catechesi, noi però ci ho scritto anche articoli sul settimanale di Padre Pio, c'è già in circolazione un ebook che parla bene degli argomenti cristologici di chi è Gesù, e lo trovate facilmente sul mio sito, insomma, in giro che volesse approfondire. Gesù è una persona divina, anzitutto, non umana, perché è il figlio di Dio, fatto uomo, cioè con due nature, una divina e una umana. Certamente le due nature operano ciò che è propria di ciascuna delle due, senza confondersi, ma anche senza essere separate l'una dall'altra, perché sono comunque unite nel supposito della sua persona divina. Quindi capite che come fa Dio ad avere la fede quando Dio, cioè Gesù, sapeva benissimo che esiste la Santissima Trinità, come è fatto il paradiso, come sono gli angeli, che dopo la morte c'è il purgatorio, il paradiso e l'inferno, quindi non poteva Gesù avere una fede come la nostra. Ecco, l'unica cosa che ha potuto condividere è stato, diciamo, quello stile di abbandono, ecco, e di consegna alla volontà del Padre che ha caratterizzato la sua esistenza, ma non la fede in senso stretto. Stesso discorso vale per la speranza, perché la speranza consiste appunto nell'attesa fervorosa dei beni eterni che noi ancora non possediamo e che, appunto, non possedendoli ancora non li possediamo, quindi non li abbiamo e quindi sono oggetto della nostra speranza, no? Così come tutte quante le grazie e gli aiuti che ci deve dare il nostro Signore. Anche qui Gesù non si trovava nella condizione, in quanto non è un semplice uomo, di poter ignorare l'esistenza dei beni eterni, no? Ecco, quindi evidentemente la sua situazione, la sua posizione era differente. Quindi questo per dire cosa? Che Gesù la fede e la speranza, a detta di tutta la tradizione antica, adesso credo che ci sia qualche teologo e qualche esegeta, insomma, che non sia tanto d'accordo, ma sono una minoranza. Io per esempio non ci credo assolutamente che Gesù ci avesse la fede e la speranza, insomma, no? Se non ricordo male ci sono anche delle pronunce autorevoli in qualche concilio da parte di qualche papa, no? Invece questo discorso non vale per la Madonna,
Perché la Madonna, che possiamo, ecco, chiamare come faceva San Luigi Maria Monforte tranquillamente la Divina Maria, però la Divina Maria è una creatura, non è il creatore. Conseguentemente, lei le virtù ce le aveva tutte e le ha praticate tutte. È in grado eroico, non solo eroico, lo vedremo qua durante queste nostre meditazioni, no? In grado più che eroico. E quindi si può e si deve parlare delle virtù della Madonna, tenendo presente che certamente la Madonna era una creatura piena di grazia, però, come abbiamo visto anche nei primi due cicli di catechesi che abbiamo fatto in questa rubrica, no? Ve le ricordo, insomma, per chi non ancora si fosse magari sintonizzato sulle frequenze precedenti. Abbiamo fatto un primo ciclo di catechesi, 16 catechesi, sui dogmi mariani. Un secondo ciclo di catechesi, sempre 16 catechesi, non sono state volute così, chissà se saranno 16 anche queste, su Maria Santissima, corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. Spero che quello che sia già emerso chiaramente in questi cicli è che la Madonna è una creatura divinizzata, quindi è divina, per partecipazione, non per essenza. Però lei ha vissuto in maniera umana, cioè è stata ricolmata di grazia fin dal concepimento, ma quella grazia che ha avuto è ininterrottamente cresciuta attraverso l'esercizio continuo ed eroico di tutte le virtù, più uno stato ininterrotto di fusione con la divina volontà, fino al tempo della sua assunzione. D'accordo? Quindi è stato un crescendo continuo. Quindi, sotto questo punto di vista, lei condivide alcune cose e il nostro Signore le ha dato l'occasione di esercitare, lo vedremo poi già in queste prime battute, molte virtù in grado eroico. La Madonna, come Gesù, non sapeva tutto, questo non ci deve scandare, non sapeva affatto tutto, sapeva diverse cose, ma non sapeva tutto. Tanto per fare un esempio introduttorio, quando Gesù si è perso per 3 giorni a Gerusalemme, la Madonna non sapeva che fine avesse fatto. Dio gliel'aveva nascosto, certo, e lei aveva molta familiarità con il nostro Signore, no? Cioè, noi dobbiamo sempre pensare, cioè, quando pensiamo alla Madonna, dobbiamo pensare a una creatura certamente intimissima con Dio, d'accordo? Quindi molto vicina a Lui, ma al tempo stesso molto vicina a noi, cioè, tutte quante le liti che hanno fatto. E anche le eresie che ci sono state nel corso della storia della Chiesa, no? Anche qui, come in tutte le cose, sono sempre state causate dalla mancanza di equilibrio, cioè o a tirare la Madonna per la veste, a farla troppo umana, cioè come se fosse una di noi tout court, e questo non, cioè, non esiste una cosa del genere, insomma, perché questa è una creatura particolare, però. E io ogni tanto devo anche riprendere via mail qualche eccesso contrario, perché c'è anche chi esagera, purtroppo, perché il troppo vale pure per la Madonna, d'accordo? Esagerare sulla Madonna, tra l'altro, fa un danno immenso alla Chiesa. Perché? Perché alimenta le obiezioni antimariane che purtroppo nutrono anche alcuni fratelli separati, ma se sentono delle espressioni non debitamente spiegate, ma comunque imprudenti o inopportune da parte di qualche fedele o anche scrittore cattolico, zompano sulla sedia, d'accordo? E anche il magistero della Chiesa giustamente zompa sulla sedia e le ferma, capite? Cioè, questo anche i grandi autori mariani, per esempio, ne traggono nocumento, perché io ho il personale sospetto, per esempio, un santo come San Luigi Maria Grignon da Monfort, che escludo, che dico, come mai questo non è ancora dottore della Chiesa? San Luigi Maria Monfort, a mio modestissimo avviso, è un povero prete, questo certamente è compito del Papa giudicare queste cose, quindi non sono certamente io, però siccome conosco tanti dottori della Chiesa, cioè. Per esempio c'è San Bernardo che è chiamato Dr. Mellifluus o anche Dr. Marianus per la sua dottrina mariologica. A mio avviso un Sant'Alfonso,
che tra l'altro ha scritto tante opere sistematiche, no? Anche un San Massimiliano Maria Colbe, anche se in San Massimiliano Maria Colbe sarebbe un pochino la difficoltà, che come chi conosce San Massimiliano sa, San Massimiliano non ha scritto opere, noi abbiamo i suoi testi mariani dalla raccolta di lettere, che è un librone grosso grosso, insomma, ma sono tutte quante lettere che ha scritto, quindi non c'è un'opera sistematica. Certo, dalle lettere si può evincere, espungere abbastanza chiaramente il pensiero di San Massimiliano su Maria Santissima, no? Però non c'è un'opera sistematica. Ma non San Luigi, di come mai? Io temo che, siccome San Luigi Maria Monfort ha usato delle espressioni forti anche per caratterizzare la devozione alla Madonna, però le ha spiegate. Tanto è vero che c'è stato San Giovanni Paolo II che totus tuus l'ha tolto dal trattato della vera devozione, quindi nessuno discute San Luigi Maria Monfort, no? Però capite che la Chiesa, che è sempre madre e maestra, è sempre preferibile che, io questo con gli anni lo sto capendo, che faccia un passo in più nella prudenza piuttosto che uno in meno, potrebbe temere che. Dice che questo dottore della Chiesa, alcune persone prendono alcune sue espressioni, le enfatizzano e vanno a dire delle sciocchezze che già sono state dette sulla base degli scritti monfortani qualche tempo fa, un secolo fa circa, che uno va, capite? Quindi l'equilibrio è sempre fondamentale. Come dire, la catechesi, come dire. Non vorrei dire lo studio che è un termine arido, no? Però andare a dare un'occhiata sulle virtù di Maria, anzitutto per quello che possiamo capire, questo sarà il nostro primo ambito di movimento, no? Io vorrei fare una prima parte di queste catechesi, prendendo tutto ciò che nella Bibbia, cioè nel Vangelo in particolare, ci abbiamo di Maria Santissima, dall'Annunciazione ai misteri gaudiosi e anche quelle pochissime cose che ha detto lei personalmente, d'accordo? Tipo fate quello che vi dirà, tipo non hanno più vino, e tipo il Magnificat, o tipo le risposte che ha dato all'Arcangelo San Gabriele, no? Ecco, prima fare un pochino una rassegna, no? Perché è doveroso. Poi sappiamo benissimo che, per esempio, San Luigi Maria Monfort ha enumerato le 10 virtù principali della Madonna, in cui ovviamente sono presenti la fede e la carità. Per la verità, nell'elenco di San Luigi Maria Monfort non c'è la speranza, ma non perché pensava che non ce l'avesse la speranza, ma perché ha dato risalto a delle virtù che considerava più grandi, no? Ecco, ma la speranza sicuramente c'è in Maria Santissima e vedremo come. Quindi bisogna fare attenzione perché la Madonna è vicinissima a Dio, ma è anche molto vicina a noi. È la Madonna, quindi è la nostra, tra virgolette, signore, Madonna, mamma, signora, Madonna significa mea domina, ma è anche nostra sorella, ma anche Gesù è nostro fratello, capite? Gesù ha detto chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Quindi è chiaro che io non posso accostarmi al nostro Signore Gesù Cristo dicendo è mio fratello, semplicemente, no? Perché è anzitutto il nostro Dio e Signore. Ecco, la Madonna non è una dea, quindi non è la nostra dea. È la nostra signora, abbiamo già spiegato questo titolo, per la sua, come dire, stretta unione, dipendente e subordinata, ma comunque stretta con il Signore, ma è anche nostra sorella. Quindi questo perché? Perché la Santa Madre Chiesa, tra l'altro, ha sempre tenuto a presentare Gesù e Maria, anche Gesù, come modello e come esempio da seguire. C'è l'Imitazione di Cristo, un libro bestseller di Tommaso da Kempis, che ha scritto anche L'imitazione di Maria. È un libretto che è uscito qualche tempo fa e che è stato attribuito, almeno viene pubblicato così, sempre a nome di Tommaso da Kempis. E sappiamo benissimo che i grandi santi mariani hanno insegnato che la vera devozione alla Madonna consiste nella imitazione, la cosa più importante. È chiaro che io le virtù di Maria le devo conoscere e le devo contemplare e devo anche, per quanto possibile, sulla base anzitutto della rivelazione pubblica ed anche sul prudente uso di qualche attendibile rivelazione privata, insomma, specialmente di chi, come per esempio la venerabile Maria da Greta, insomma, sta già abbastanza avanti col processo di beatificazione, tanto per fare un nome, e ci può aiutare un po' nella conoscenza. Ecco, anche se la meditazione attenta
non soltanto dei passi evangelici in cui la Madonna è protagonista, ma anche di quelli dove possiamo pensare che troppo protagonista non lo sia, ci fanno molto molto comprendere, ecco, chi la Madonna è e come ha vissuto le virtù. Quindi ribadisco e concludo questa, diciamo, introduzione generale. Adesso poi scendiamo ad una parte introduttoria un po' più particolare, appunto, riguardo le virtù. Ricordiamo sempre le polemiche che hanno, come dire, visto fronteggiarsi gli esponenti della Mariologia cristotipica ed ecclesiotipica. Ecco, e ricordiamo sempre l'equilibrio cattolico, che poi non è l'equilibrio cattolico, questo è l'equilibrio divino, perché la divina volontà è ordine e equilibrio supremi e assoluti. Io prego chiunque ascolti questa catechesi, così come tutti quanti, cioè di fare molta attenzione, specialmente in questi delicati e complicati tempi. Cioè, pendere da una parte o dall'altro è facilissimo, ma appena si perde da una parte o dall'altro, si esce dalla verità. Ricordiamo sempre che eresia, aeresis, sapete che etimologicamente aere significa scelta, da cui deriva anche setta, cioè. Io prendo una parte della verità senza dimenticando l'altra e la assolutizzo. Così, se io dico la Madonna è cristotipica, cioè quindi è tutto da concepire in relazione a Cristo, vabbè, è un essere così tanto lontano da me che vabbè, quindi la venero, la prego, ma poi è finito qui. No, la Madonna è anche vicina a noi, è tua mamma. È tua compagna di viaggio, ti aiuta nel cammino, ti si presenta come esempio da imitare, ti prende per mano, vuole che tu viva una certa confidenza con lei. Però non si può descrivere la Madonna come la nostra sorella, come descriverla come una ragazzina normale, che ne so, che andava al pub con gli amici suoi a 14 anni, capite? Non, cioè, capite? Era normalissima nel senso che la sua vita esteriore era una vita normale come quella di tutti quanti gli altri, nel senso che non faceva cose strane. Non dobbiamo immaginare la Madonna che andasse in giro da bambina a fare miracoli. Noi abbiamo ricostruito un po' della sua vita, un po' dalla tradizione, un po' dai Vangeli, no? Quindi sappiamo che fino a 3 anni la Madonna circa è stata a casa con i suoi genitori. A 3 anni, e c'è una festa, una memoria liturgica della Chiesa, il 21 novembre, la Maria bambina è stata presentata al Tempio ed è entrata nel Tempio di Gerusalemme, come potevano fare le fanciulle ebree, fino all'età della pubertà. Non c'era in Israele la vita consacrata, ecco, ma le bambine, prima di diventare capaci di sposarsi, perché per l'ebraismo la vocazione della donna era unica, sposarsi e dare figli a Yahweh. Quindi, e che è una cosa che ha seguito anche la Madonna, capite? La Madonna, pur essendo vergine, cioè la divina volontà ha fatto fare a Maria una vita straordinaria senza che se ne accorgesse nessuno, d'accordo? Negli uomini, nel diavolo, tra l'altro, capite? Quindi entra dal tempio, dopodiché è uscita dal tempio e sarà risposa a San Giuseppe. Per esempio, Maria da Greda, un pochino anche gli scritti di Maria Valtorta, ci spiegano qualche particolare grazioso su come è stato scelto San Giuseppe, ma questo non toglie quello che dicono i Vangeli, è che la Madonna si è fidanzata a San Giuseppe prima che stessero insieme, si trovò incinta proprio dello Spirito Santo, il resto che non lo sappiamo, no? Poi sappiamo che è stata a fianco a San Giuseppe, sappiamo che sono fuggiti in Egitto, questo lo sappiamo, che c'è stato quindi un certo arco di tempo, i Vangeli non lo specificano, le rivelazioni private sì, per chi volesse saperlo, in cui la famiglia, Sacra Famiglia, è vissuta in Egitto, d'accordo? Esule. Poi sappiamo che è tornata a Nazareth, sappiamo che Gesù fino a circa 30 anni, ci dicono i Vangeli, è rimasto a Nazareth, sappiamo dalla tradizione che San Giuseppe è morto prima che Gesù cominciasse la vita pubblica, questo è indirettamente, come dire, ombreggiato da quei Vangeli dove dicono sempre tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, cioè San Giuseppe non viene nominato mai durante la vita pubblica di Gesù, se non all'inizio, quando dice era figlio come si credeva di Giuseppe, no? Oppure nel primo discorso fatto da Gesù a Nazareth, ma poi scompare, già San Giuseppe è sempre zitto, ma almeno nei Vangeli dell'infanzia viene nominato, poi scompare proprio, invece la Madonna la troviamo presente sotto la croce, no? Quindi noi
abbiamo un arco un pochino temporale, sappiamo che la Madonna stava sotto la croce, sappiamo che la Madonna era presente al primo miracolo, sappiamo che la Sacra Famiglia andava, come tutti gli ebrei, in pellegrinaggio a Gerusalemme perché dice l'episodio dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù, sappiamo che la Madonna era presente con gli apostoli fino a Pentecoste a guidare, è la preghiera, la prima grande novena ecclesiale, in attesa della recezione dello Spirito Santo, sappiamo che San Giovanni non si è mosso, quindi non abbiamo notizie dell'attività apostolica per circa una ventina d'anni, circa, dopo l'ascensione di Gesù. E possiamo tranquillamente inferire, anche a prescindere, anche qui le rivelazioni private nel corso della storia hanno dato qualche piccolo dettaglio, ma perché San Giovanni non ha cominciato a fare niente? Perché stava a casa con la Madonna, adempiendo i voleri di Gesù sulla croce. Gli ha detto, figlio, ecco tua madre, che non è una cosa che aveva soltanto un significato mistico e spirituale importantissimo, non solo per San Giovanni, ma per tutti, ma era anche una cosa terra-terra, nel senso che la Madonna ha continuato la vita terrena fino all'Assunzione, nascosta, d'accordo, quindi vivendo con chi si prendesse custodia di lei per i sacramenti e per le necessità ordinarie della vita, e questa era San Giovanni, d'accordo. Poi ci sono due tradizioni su dove stavano, se stavano a Gerusalemme o a Efeso. A Efeso è una tradizione nata e diciamo così sanzionata e che è andata in agio soprattutto attraverso la liberazione della Emmerich, della Caterina Emmerich. Ci sono dei problemi, però non fa niente. Comunque, circa una ventina d'anni dopo, la Madonna è stata assunta in cielo e San Giovanni comincia la sua attività apostolica e poi andò avanti fino a quando era vecchio e decrepito, ben oltre anche l'anno 100 dopo Cristo, a detta di qualcuno. San Giovanni è molto 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 avanzato, in età molto 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 avanzata, come se il nostro Signore gli avesse fatto recuperare i 20-25 anni, diciamo così, perduti dal punto di vista dell'attività apostolica per custodire la presenza di Maria Santissima. E ecco, quindi sappiamo tutte quante queste cose, quindi non è che la vita della Madonna stiamo proprio nell'ignoranza più assoluta, e ripeto, molte cose le sappiamo, la stragrande maggioranza delle cose le sappiamo dalla scrittura e dalla tradizione, ripeto, prescindendo dalle rivelazioni private, che tuttavia, fermo restando che tutte queste altre cose, come sappiamo, sono tutte quante di fede umana, possono aggiungere qualche particolare che non cambia nulla della sostanza delle cose che andremo a dire. Ora, Maria Santissima è stata definita da San Giovanni Paolo II la prima e la più perfetta discepola di nostro Signore Gesù Cristo. Vuol dire che è colei che ha messo in pratica più prima e più di tutti gli insegnamenti, più prima, più di tutti e meglio di tutti gli insegnamenti di Gesù, tutte, nessuna esclusa, la più perfetta discepola. Quindi tutta la nostra santificazione consiste nell'essere perfetti discepoli di Gesù. La Madonna ne è l'esemplare unico, d'accordo? Perfettissimo. E tutto ha imparato da Gesù e in tutto ha, come dire, veramente ricopiato proprio per filo e per segno in lei i tratti e l'immagine di nostro Signore Gesù Cristo, certamente suo figlio, ma anche suo Dio e suo Signore, così come nostro Dio e nostro Signore. No? Vedete che noi con la Madonna condividiamo il fatto che Gesù è suo Dio e suo Signore, e lo è anche per me, e quindi è anche suo maestro, e quindi è anche suo modello. Quindi siamo tutti quanti rivolti verso di Lui. E quindi, essendo la prima e più perfetta discepola di Gesù, evidentemente ha seguito le orme del suo Signore. Tra l'altro, cominciandolo a fare da prima che Gesù fosse vivo e vegeto e adulto. Ecco, perché questo è importantissimo. Adesso cominceremo a introdurre piano piano il tema della fede. Cioè, è verissimo che la madre di Dio, come dice Sant'Agostino, se non l'avesse concepito prima nel suo cuore, mediante la fede. Quindi fu più, ed è più, qualcosa di maggior gloria per Maria, aver concepito nel cuore Gesù con la fede,
che è la prima virtù, adesso vedremo, la fede è una virtù bellissima che la Madonna ha vissuto in grado assolutamente inimmaginabile, e solo perché ha avuto questa grande fede nel cuore, grandissima, ha avuto poi, per mezzo del quale ha generato Gesù dentro di sé, l'ha potuto generare anche nella carne. Questo Gesù lo dice nei Vangeli, no? Chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre, ma la volontà di Dio è possibile farla solo come punto di arrivo dell'atto di fede, perché l'obbedienza della fede segue l'atto di fede, le opere della fede seguono sempre la fede. Ecco, la fede è la prima delle virtù teologali, è importantissima, non perché sia la più grande. San Paolo ci ricorda nel capitolo 13 della lettera ai Corinzi che le cose che rimangono sono la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Quindi la virtù più grande non è la fede, ma è la carità. E come mai però l'ordine delle virtù teologali, capite, viene detto fede, speranza e carità e non carità, fede, speranza o carità, speranza e fede? Ecco, perché anche la stessa carità che è l'amore soprannaturale, appunto, non essendo un amore semplicemente umano, ma soprannaturale, ha un'origine soprannaturale. E la fede è esattamente ciò che ci mette in contatto con il soprannaturale. Ora, se noi prendiamo l'autore della lettera agli Ebrei, ci dà questa definizione di fede. La fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. È una definizione meravigliosa, questa si trova nella lettera agli Ebrei, nel capitolo undicesimo, proprio, se non ricordo male, controllo al volo il primo versetto. Esattamente, Ebrei 11:1, la fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova della carità. Che significa? Noi con la speranza aneliamo al possesso di cose che ancora non abbiamo. Ma quali sono le cose a cui aneliamo al possesso? Cosa dice l'atto di speranza? Mio Dio, spero da te la vita eterna, il paradiso, e le grazie necessarie per meritarla. Quindi è la fede che mi dice che esiste il paradiso ed è la fede che mi dice che esiste la grazia di Dio. E che dice che cos'è la grazia di Dio? La grazia di Dio me la descrive la fede. A cosa serve la grazia di Dio? A compiere le buone opere. Perché serve la grazia di Dio per compiere le buone opere? Perché c'è il peccato originale, perché da solo non ce la faremmo mai, d'accordo? E perché l'opera deve avere valore soprannaturale. Queste sono tutte verità di fede. Quindi la fede è il fondamento delle cose che si sperano, perché dà contenuto alla speranza e la prova di quelle che non si vedono. Ecco la bellezza della fede, il chiaroscuro della fede. San Giovanni della Croce definiva la fede una conoscenza oscura. Che significa? Allora, per far capire un attimo, bisogna mettersi, avete visto la notte di Pasqua, quando c'era quella bellissima cerimonia che è il lucernario, invita a partecipare, di Pasqua in vita nostra, no? Tutto buio nella chiesa, entra sto cero pasquale, Cristo è la luce del mondo, no? Quindi capite, quanta luce fa un cero dentro una chiesa buia? Pochina, insomma, no? Cioè, se uno entra in una chiesa come quella dove sto adesso, gli abbiamo fatto un'illuminazione da paura, insomma, perché lì sta pieno di bellezze, di opere d'arte, di dipinti, di affreschi. Cioè, se io metto la chiesa tutta buia, fuori tutto buio, entro soltanto col cielo pasquale, vedo che c'è qualche dipinto in giro, no? Ma non mica ne gusto tutta quanta la bellezza, le cose, non è possibile, perché è una luce che illumina quanto basta per camminare, insomma, per andare a sbattere al muro e quindi per orientarmi un po', ma non mi dà la piena visione. Bellissima questa immagine. Ecco, cioè, vedete come la liturgia ci aiuta proprio, no? Perché la fede ci dice che tante cose ci stanno, no? Dice, il paradiso, ma chi di noi può immaginarsi il paradiso? Se
Sì, i concili l'hanno descritto un pochino, c'è la visione beatifica essenziale della Santissima Trinità che produce il massimo diletto possibile, della la realizzazione di tutte le aspirazioni di felicità dell'uomo. Ma chi di noi, in base a questo, si fa un'idea adeguata del paradiso? Credo nessuno. Cioè, prendiamo la fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, che spero che tutti ci credano. Io sono fermamente convinto che nell'Eucaristia è presente Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, no? Però chi ascolta questa catechesi, facciamo interrogare, ogni volta che noi guardiamo un'ostia stiamo sempre in difficoltà, cioè ci credo fermamente, ma cioè, è una fatica perché quell'ostia sta continuamente a dirmi, in base ai sensi, a quello che vedo, a quello che sento, a quello che ha sapore, a quello che odoro e a quello, alla forma, al colore, questo è un pezzo di pane. E la fede dice no. Questo è Gesù Cristo presente qui in corpo, sangue, anima e divinità, però capite che è una conoscenza oscura, cioè io lo so, ma non lo vedo, no? Ecco, quindi la tradizione anche cattolica ha sempre definito l'atto di fede come un atto congiunto di due nostre potenze, che sono l'intelletto che dalla rivelazione, quindi dalla luce di Dio, riceve delle informazioni fondamentalmente, no? Per esempio, quell'ostia non è una semplice ostia, ma è Gesù Cristo che ha transustanziato, cambiato la sostanza del pane nella sostanza del suo corpo. Conseguentemente, non c'è più la sostanza del pane, ma la sostanza del suo corpo. E siccome il suo corpo è vivo, come sono vivo io, dove c'è il corpo di un vivente, è presente anche il sangue, è presente anche la sua anima, e siccome Dio è presente anche la divinità. Ecco la presenza, come dire, sacramentale, la presenza per concomitanza, come si dice in linguaggio tecnico. Si transustanzia il pane nella sostanza corpo, ma siccome è il corpo di un vivo e che è oltre che uomo Dio e che è vivo alla destra del Padre, è presente tutto nell'ostia in ciascuna parte di essa perché è una trasformazione sostanziale. Quindi dove si trova anche un milligrammo di sostanza che era pane e che rimane pane come accidente, lì c'è Gesù Cristo, capite? Quanto è grossa la fede, capite? È cosa grossa, però è come appunto torniamo all'immagine, no? Il cielo che entra in una chiesa d'arte e che vedi le opere d'arte, vedi qualcosa, ma non gusti la bellezza dei colori, le facce, i volti, cioè tutta l'architettura, vedi qualcosa. Cioè, se ci avessi soltanto quel cielo, non andresti a sbattere contro i banchi, vedresti gli scalini che ti portano sul presbiterio. Quanto basta? Ecco, la fede è proprio il quanto basta, perché il nostro Signore non ci ha rivelato niente di più di quello che è strettamente necessario per raggiungere la salvezza della nostra anima, cioè per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e goderne nell'altra. Questo è l'ordine voluto dall'Altissimo dopo il peccato. Non si esce da questo ordine, eh? Questo non ci stanno santi, eh? Non si esce da questo ordine. Poi il nostro Signore, per sua bontà, ogni tanto ci manda qualche segno, ci manda qualche ulteriore luce, ci manda qualche sua anima diletta che magari vede qualcos'altro e ce la descrive un po' meglio. Appunto, qui si situa, per esempio, l'ambito delle rivelazioni private attendibili, d'accordo? Che ti danno qualche particolare, ma attenzione, è sempre qualche particolare. Ma la sostanza della fede rimane identica, cioè che io so quanto tempo è stata in esilio la famiglia di Nazareth, non è che cambia niente rispetto al fatto che il Vangelo mi dice che sono scappati perché Erode voleva ammazzare Gesù bambino e l'angelo ha detto a San Giuseppe fate le valigie e andatevene, che io so quanti anni c'è stata, cioè capite, non cambia nulla. Che una santa Faustina Kowalska viene a dire guarda che l'inferno esiste e mi descrive le pene dell'inferno, cioè rende precise alcune espressioni un po' più oscure che Gesù fa nel Vangelo, pianto e stridore di denti, il loro verme non muore, il fuoco eterno, tutte queste cose qui. Qui certamente santa Faustina mi dice guarda, attento che questo è un orrore, come dire, sostanziantesi in questo modo. Come dire, mi dà qualche lucetta in più, ma non cambia niente per quanto riguarda la sostanza, no? Quindi, allora, per dire, la prova di quelle che non si vedono. Che prova c'hai tu che l'inferno esiste veramente? La fede. La fede.
Che prova c'hai che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia? La stessa fede per mezzo della quale ci credo. Quindi, tornando a quello che stavo dicendo, la Chiesa insegnava che la fede è un atto dell'intelletto e della volontà. Perché? Perché l'intelletto apprende delle informazioni, ma queste informazioni non sono tutt'altro che evidenti, cioè non c'ho nessun appoggio, come dire, empirico, dove dire sì, è così. Cioè, è l'informazione stessa e l'autorevolezza di essa, perché proviene da Dio. Ecco perché la Chiesa sta sempre molto attenta a definire le verità di fede e a, come dire, a circoscrivere la rivelazione pubblica, e parla di fede divina e cattolica. Quindi, capite, circostanziandola e definendola bene. Quindi noi dobbiamo sapere bene quali sono le verità di fede e quali non sono verità di fede, perché la nostra fede sia fondata. E se San Paolo dice: se anche un angelo del cielo venisse a pregare, a predicarti una cosa diversa da questa, sia anatema, capito? Sia anatema, cioè la fede non si tocca, capite? Se fossimo tutti quanti ben formati nella fede, ma bella, divina, è che non saremmo come delle canne sbattute al vento, come la Madonna non è mai stata. E la Madonna nella fede non si è mossa ad una virgola, lo vedremo la prossima volta nella vita, eh? Un pezzo di granito o un acciaio inossidabile non vale a descrivere la fermezza assoluta della fede della Madonna. Capite? Io, se è vero che oggi c'è un sacco di gente che si lamenta, siamo in tempi di confusione qua a destra e a sinistra, chi dice una cosa, chi dice un'altra, chi dice una cosa, ma se uno fosse fondato bene nella fede divina e cattolica, che è custodita nella Chiesa e protetta dalla Chiesa, ma a me non me ne importa niente di quell'affermazione stravagante che possa fare Tizio, Caio e Sempronio, chiunque esso sia, che a me non me ne importa proprio niente, perché sono sue opinioni soggettive e personali, capito? Non mi interessa, d'accordo? La fede divina e cattolica è conoscibile, d'accordo? È circoscrivibile, non può essere toccata né cambiata da nessuno. E infatti mai nessuno di autorevole l'ha toccata né cambiata nel corso della storia, capite? Quella è una roccia, è un pezzo di granito, è una, capite, proprio un'immagine per descrivere la fede, è la roccia. Perché? Perché Gesù, quando ha fondato la Chiesa sulla fede di Pietro, gli ha detto: tu sei la roccia, d'accordo? La casa costruita sulla roccia, può venire il terremoto, può venire la grandine, può venire il diluvio universale, può venire il vento, tutto quello che ti pare, ma questa casa non crolla, non crollerà la Chiesa e non crolla la fede della Chiesa. Possono venire tutti gli scossoni che vuoi e non crolla la fede tua. Ecco, il problema è che noi curiamo bene la formazione della nostra fede. Dice: ma non è il parroco, non fa gli incontri. Cioè, dico, allora ragazzi, io dico sempre a tutti quanti, concludo, perdonatemi se ogni tanto divago un po', però le suore credo che siano d'accordo e sanno, no? Queste sono trasmissioni catechetiche, quindi dobbiamo sempre cercare di mantenere un raccordo con la vita. Allora, io vi dico, e vi dico da prete, che chi cerca trova, ha detto Gesù nel Vangelo. Per cui, dici, ma io non so dove alimentarmi, cerca che troverai. Adesso abbiamo anche la radio, abbiamo la radio Buon Consiglio, no? Ci sono tante bellissime radio cattoliche, non esiste soltanto radio Buon Consiglio, ma non voglio fare pubblicità alla concorrenza in diretta dalla radio, ma ci sono tante belle cose. C'è il web, ci sono tante belle, ci sono tanti bei sacerdoti, ne conosco tanti, insomma, che mettono a disposizione tante belle cose sul web. Ti puoi formare la fede tranquillamente seduto a casa tua senza manco scomodarti e andare in parrocchia, capito? Che te la vedi quando ti pare, poi ci metti il tasto pausa, poi la riprendi quando c'erano altri 5 minuti. Quindi non è così. Quindi se uno, io ho visto che se uno cerca, trova, d'accordo? Trova, e non bisogna scoraggiarsi, forse non troverai le cose sotto casa o a portata di mano, insomma, ma le trovi tranquillamente, d'accordo? Perché Dio non abbandona i suoi fedeli che lo cercano con tutto il cuore. Questo sta scritto sempre nella rivelazione pubblica, quindi non è proprio possibile. Quindi la fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. E la Madonna ha camminato anche lei al buio in tante circostanze della sua vita. Quindi la prossima volta vedremo, parleremo, lo anticipo così, ecco, della struttura della fede in sé,
di quella che si chiama la fides quae, la fides qua e la fede fiduciale in tutte la Madonna ha brillato perfettissimamente. E poi cominceremo a vedere, partendo dai brani della scrittura, la fede di Maria. Vedendo che mare che c'è stato, guardate, perché se noi oggi facciamo questo anticipo, abbiamo la fede è conservata, è perché la Madonna ha vissuto, praticato e conservato la fede nonostante tutte le bordate terribili che ha avuto in maniera eroica e indefettibile. Ne riparleremo bene a partire, se volete, dalla prossima settimana. I miei saluti, la mia benedizione a tutti e intanto Ave Maria.